Signori, bentornati finalmente in un nuovo episodio di Resident Evil 3 Remake. Nell'ultimo episodio abbiamo affrontato tutta quella che è la zona iniziale, procurato il fucilozzo che abbiamo dietro. Perché guardate il culo? Sto dicendo il fucile, porca puttana. Abbiamo, diciamo, fatto le fasi iniziali. Allora, intanto scartiamo le tronchesi che non servono più. Dopodiché, come siamo attrezzati? Abbiamo 15 colpi pistola, 29 di riserva, 14 del pompa con 4 di ricarica. E ho un paio di polvere da sparo che potremmo sfruttare, secondo me, per farsi altri colpi pompa. Perché i colpi pompa, sapete che ci levano tantissimi problemi. Soprattutto qui che ho notato che la pistola fa un po' più cagare. Non è come sul 2, che la Matilda di Leon era un po' più OP. Comunque, dobbiamo in teoria proseguire in direzione di quella persona che ha freddato, quello lì a sangue freddo, no? Quindi dobbiamo andare dal buon uomo. Ok, qui è dove abbiamo spento l'incendio. In teoria dovremmo aver fatto tutto, o comunque quasi. Ci mancano i lucchetti e quella cassaforte lì che non sappiamo onestamente come fare per adesso. Vediamo se magari più avanti si ci illuminano le idee della vita. Allora, attenzione, questa qui è già una nuova area. Guarda cosa c'è a terra. Sister, andiamo da questo lato. Buon uomo, non ti svegliare, ti sparo il decorna, virga, eh? 4 colpi della pistola. Che schifo, comunque non ci fanno. Un diario. Diario di un soldato del contro le minacce biologiche dell'Ombrella. Allora, Medio Oriente, Europa dell'Est, Africa Orientale. Credevo di aver visto l'inferno con i miei occhi, invece non avevo visto una minchia. Pensavo di poter resistere alla vista di ogni genere di atrocità. Ma questo lavoro avrebbe dovuto essere facile, con un buon stipendio. Invece mi pagavano 3 ore e 50 al giorno. È successo tutto molto in fretta. La nostra squadra era composta da 30 coglioni e dotata di arma di ultima generazione. Ma non è bastato, siamo stati spazzati via in meno di 48 ore. Ho capito subito che la situazione poteva soltanto peggiorare. Quell'inferno non era che l'inizio. Datemi pure del codardo, del figlio di puttana, ma non mi interessa. Questa è la mia unica via di fuga. Spero solo che il mio povero corpo non torni a camminare dopo che avrò premuto il grilletto. E qua notiamo come quest'uomo qua si è suicidato in preda al panico. Tutto il bordello che era successo qui. Una squadra di 30 soldati è stata spazzata via. Quindi come lui ce ne sono altri 29 in giro da qualche parte che potrebbero rialzarsi. Procediamo. Qua questa zona in teoria è libera. Di qua non si può accedere. C'è un bigliettino sul muro. Avviso dell'elettricista. L'uso comune dei generatori di corrente e associazione degli elettricisti sarà consentito. Ok. A causa di una continua interruzione di corrente, la nostra associazione ha deciso di installare dei generatori elettrici. Se questi venissero per caso colpiti da un proiettile vagante, chiunque si trovi nelle vicinanze rischierebbe di rimanere folgorato. Penso che più avanti potrebbero esserci. Ma non è che sono questi i generatori elettrici? Oh, oh, no! No, prendi il pompa! Penso che abbiamo fatto bene, perché abbiamo più colpi che medicine. Quindi è meglio sparare 2 colpi pompa e levarci i cani dai coglioni. Porca puttana, ma ci sono i cani così? Non è buona sta roba, ragazzi. Non è buona. Buongiorno, Giacomo. Ah, Aldo. Guarda mio. Luana. Ah, Luana, vista di culo non ti riconoscevo. Ok, di qua si entra. Ok. Oh. No. Non va bene. Non va bene. No, no, no. Dobbiamo per forza sparare, raga. Dobbiamo per forza sparare. Questo c'è il lucchetto, 2 armadietti, polvere da sparo. Qua c'è il lucchetto. Cazzo, aspetta, vediamo se possiamo evitarlo. Niente, porco di quel cane malato. Vabbè, abbiamo subito. Ah, un altro. No, no, raga. Fammi un critico, madonna. Niente, non è che si alza, guarda. No, dai, ma raga, ma che 2 coglioni però. Meno medicina abbiamo, più rompono i coglioni questi. Comunque questa pistola è proprio inutile, cioè, ma... non fa un cazzo. Ok, avevamo una pianta verde, abbiamo trovato la pianta rossa.
Mamma mia, dovremmo essere in teoria nella sottostazione. Oh, è una save room, godo. Fax del direttore della sottostazione. Allora, tutto il personale, per fare continue episodi di violenza in città è stata pianificata l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica della sottostazione. Quando la situazione sarà tornata sotto controllo, si prega di riattivare i 4 sezionatori. Ok, quindi ci sono 4 sezionatori da attivare per poi attivare l'interruttore principale, che presumo sia questo, dalla console di comando comunque. Qua possiamo salvare. Oddio! Sì, godo, godo il borsello. Allora, fermi tutti. La polvere da sparo per adesso la posiamo. Il coltello... Aspetta che qua possiamo craftare una pianta verde. C'è una medicina. Il coltello lo portiamo dietro, raga. Allora, abbiamo salvato. C'è una puzza di... Di merda. Non voglio neanche pensarci. È proprio merda, non ti preoccupare. Ci penso io. Allora, andiamo avanti. Mamma mia, qua c'è un altro lucchetto. Dio mio, ma dobbiamo trovare qualcosa. Cazzo ne so, un grimaldello, 2 piante verdi. Usate le piante verdi. Non vedevo Chad tornare. Così sono andato a dare un'occhiata di persone. Porca puttana, qualcosa mi ha ficcato delle specie di larve giù per la gola. Oddio, cazzo è. Ho provato a vomitarle, ma quelle schifose non volevano saperne di uscire. Erano come bloccate nel mio stomaco. Poi ho visto alcune di queste piante verdi. Mi è tornata in mente mia nonna, così a caso, che da piccolo mi raccontava, no, che la pasta con la salsa fatta con olive verdi e piante verdi dei Monti Arcai venivano usate per tenere lontani i parassiti. Ne ho mangiata una e l'effetto è stato immediato, quelle stronze sono venute fuori in ben che non si dica. Cos'è, un indizio? Se mi entrano larve dal culo o dalla bocca prendono una pianta verde? Circolare interna? Si prega di utilizzare il grimaldello! Porca puttana, alla fine di non smarire l'unico grimaldello disponibile, si raccomanda di riporlo nella sua custodia dopo ogni utilizzo. Quindi è in una custodia. Vorrei avere il mio grimaldello. E grazie a un paio di cazze. Buon uomo. Cazzo è, un altro... Lo smeraldo, presumo. Un'altra scatola portagioie. No, è diversa questa. Tale che c'è il grimaldello qua, invece. Oddio! Ah, che schifo, le larve! Sono queste, custodia, sì, perfetto, qua c'è il grimaldello, questo si alza. Ah, non ti alzi, però lì sono esplose le larve dallo stomaco, ok? Esaminiamo, vediamo se c'è il grimaldello. Oh, grimaldello, godo. Allora, qui sì, potremmo ora aprire quel passaggio lì della sottostazione. Però siccome ho paura che poi avanti non possiamo andarci, tanto 15 colpi, graditissimi. Siccome ho paura che poi avanti non possiamo andarci, io tornerei indietro, farei un molto backtracking e mi aprirei tutto quello che abbiamo lasciato col grimaldello indietro. Ovviamente io vi faccio le cose molto brevi. Dove cazzo sono andati? Minchia, raga, sono scomparsi. Meglio, meglio. Usa il grimaldello. Vediamo. 15 proiettili, mamma mia, graditissimi. Anche se la pistola non è che... Allora, adesso dobbiamo ricordarci semplicemente dove cazzo erano tutti questi punti da aprire. Noi siamo feriti, porca puttana, in questa run ci mancano le medicine. Ok, tornando indietro di qui, dietro questa porta c'era un altro armadietto bloccato. Era qui, siamo pure in una sebrum. Usa tutto, dammi tutto. Oddio, godo, spray medico. Allora, di qui, madonna il bordello che fanno sti zombie. Allora, di qui abbiamo il negozio di giocattoli che è chiuso con il grimaldello. Quest'area qua, questa potremmo tentare. Qua penso si troverà qualcosa di interessante, mi auguro. Oh, eccolo, il portagioie. Qui dovremmo trovare in teoria lo smeraldo, quindi. Ho trovato lo zaffiro, lo rubino. Lo rubino, hashtag lo rubino. Perfetto, abbiamo lo smeraldo. Cos'è? La bambola di Mr. Charlie. La bambola di... Ah, vabbè, sono quelle bamboline collezionabili. Ah, dei colpi. Minchia, 15 proiettili lasciati così. Vabbè, allora abbiamo fatto bene a tornare. Qua è tutto fatto? Sì, qua è chiuso. Bene, bene, bene. Qua c'è l'armadietto. E c'è pure una save room. Granatella granaticcia. Bene bene. Possiamo la granata. Questi qui li combiniamo qua. Siamo full addirittura di 4 colpi in più che ci avanzano. Tanta roba. Poserei pure la cura per adesso, così liberiamo un po' di spazio. E dato che lo smeraldo in quel macchinario è una save room dove c'è il macchinario, possiamo depositarlo e poi quando siamo lì lo prendiamo comodamente. Così almeno posso prendere altre robe senza preoccuparmi. Allora, qui non c'era niente. Di qui, dove c'era il fucile, davanti al fucile c'era un armadietto chiuso con il lucchetto. Non c'era solo quello. Non ti alzare, mi pare l'idea di averli fatti tutti. C'era pure nella dove si attiva in teoria l'elettricità una cassa chiusa con il lucchetto.
Intanto ci apriamo questo, che troviamo un altro spray medico che io godo come un riccio. Ok, qua è tutto fatto. E qua c'era una cassettina lì. Esattamente. Guarda come ci stiamo giocando questa run, così, con la minchia di cavallo. Colpi pompa, 5 proiettili del pompa. Poi vediamo se nella farmacia c'è qualcosa. Lì c'era solo la cassaforte. Che poi sta cazzo di cassaforte. La cazzo di cassaforte, come cazzo si fa? No, aspetta, raga, mi stanno venendo dei flash. Allora, raga, io non sto trovando la nota, però vi ricordate il proprietario della cassaforte, l'acqua cure, sta roba qua? C'è scritto acqua cure e ci sono dei numeri. La combinazione, vaffanculo, 9 a sinistra, 3 a destra e 7 a sinistra, aspetta, quindi 9, 3, 7. Ma vai a cagare, abbiamo fatto tutto, a parte la sottostazione. Minchia, qua si è alzato il proprietario. Dai, vediamo se possiamo evitarlo. Allora, era 9, ho sbagliato di nuovo. Niente, questo coglione qui. Ah, ok, abbiamo spardato 5 colpi, però dai, ci sta. Allora, 9, 1, 2, 9, poi 3 e 7. Così? Ma io godo come un porco, direi. Come un porco. Che cazzo è sta roba? Mirino. Esamina. Una modifica per la pistola. Aggiunge un mirino maggiore precisione durante la mira. Guardala lì. Ma mira subito adesso. Molto bello. Magari abbiamo più probabilità di fare un critico. Adesso fatemi vedere. In teoria, centro città. Ah, manca soltanto dove c'è. Dove dobbiamo mettere lo smeraldo. E poi abbiamo fatto tutto. Perfetto. Qua mi pare di averli uccisi tutti gli zombie, quindi in questo vicolo stretto non dovremmo averne più. Allora, raga, io non vi saprei dire se ce la siamo giocati bene o no questa prima parte, perché comunque sicuramente potevamo fare meglio. Potevamo fare, però è vero anche che è stata la prima volta, non sapevamo quello che ci aspettava. Ah, ma qua c'era un altro lucchetto, vero? Qua c'era la cassa all'inizio. Guarda qui, cosa troviamo? No, vabbè, ma sti cazzi, andiamo di pompa. Io posso la pistola, probabilmente. Allora, andiamo a recuperare lo smeraldo. Solo scarseggiamo di medicina, che poi comunque abbiamo pure lo spray. Vediamo cosa troviamo di utile con lo smeraldo. No, vabbè, sto sognando, raga. Sto sognando, un cazzo di borsello. Altri 2 slot. E allora non c'è bisogno che possiamo la pistola. Bene, siamo attrezzati. Così, porterei 2 medicine appresso. La pianta verde perché? Perché adesso dobbiamo andare lì, dove quella nota ci consigliava comunque che la pianta verde ha un effetto curativo su questa cosa con i parassiti. Siccome non è il tutorial di combinare le cure, quindi penso proprio vada presa così la pianta verde, nel caso prendiamo quei parassiti lì, quelle larve. Ok, ragazzoli, abbiamo fatto tutto ciò che quello che avevamo indietro. Cassaforte, tutti gli armadietti. Non ci resta che proseguire. Grimaldel. Vaffanco che sbaglio. Madonna. Vai. Ok. Oh cazzo. Cosa ho visto? Sono morto. Oddio, ma li stai facendo un po'. Ma dai, ma siamo. Ma ci ha contagiato. Oddio. Devo vomitare. No, che cazzo è? Ah, parassiti. Guarda che schifo. È la pianta? Che schifo. Che schifo. Grazie. Mi sono accorto. Minchia, riattiva i sezionatori. Ma che è che ci sono quei robi? No, mamma mia. Quindi in tutto questo ci sono quei ragni lì. Ah, vabbè, li one shot. Oddio. Minchia, devo stare attento ovunque qua. Cos'è? E questo è l'interruttore? Minchia, io ho paura sempre che vengano da dietro così malamente. Forza. No, sta visuale non mi piace. Ok, uno, fatto. Guardalo. Ok. Ricarica. Cerchiamo di risparmiare il fucile se possiamo. Ma muore se facciamo così, chissà. Non so se devo farlo esplodere oppure comunque, se aspetto un po' muore. C'è una pianta verde da quest'altro.
Dai, non ci credo, raga, non ci credo. Vai. Ah, muore. Fanculo, dobbiamo capire quanti colpi realmente servono. Tipo, questo qui è morto, vedi? Senza bisogno di fare robe. Sono morto. Madonna, non ho fatto caso alla mia vita. Pensavo di poterlo subire un altro colpo. Vabbè, siamo più preparati, raga. Sicuramente possiamo risparmiare dei colpi. Vai, attiva il generatore. Sono 4 di questi generatori. Ce la possiamo fare. Questo è morto. No, è vivo, era... Madonna. Raga, non dobbiamo andarci leggeri qua. Ricarica. Come siamo messi a vita? Ok, un colpo ancora, possiamo subirlo. Qua c'era la pianta verde. Ce la teniamo, non si sa mai. Prendiamo i parassiti di nuovo, quindi... Male che vada, subiamo un colpo e usiamo lo spray invece. Oddio. Ok, un altro colpo, possiamo subirlo. Dov'è? Cos'è sto rumore di merda? Aspetta, dobbiamo attivare il generatore. Mi viene l'ansia, sento roba camminare. Oddio. Che schifo. Porca madonna. Ok. Con calma. Dai che questo qui è il terzo. Bene. Saliamo. Oh, 15 proiettili gratitissimi. Una nota, appunti di Chad. Cosa sta succedendo? Degli strani insetti che costruiscono nidi. Un odore metallico che fuoriesce dall'impianto di ventilazione. È come se non bastasse, della scorsa notte è successo il finimondo. Voglio andare a trovare mia madre, ma il capo è stato chiaro. Non posso andarmene se prima non chiudo tutti i sezionatori. Porca puttana, c'è morto nel farlo. Sono nella merda, lo stomaco mi fa così male che non riesco neanche a muovermi. Arrivato l'ultimo sezionatore, una specie di enorme ragno mi è saltato addosso ficcandomi un grosso tubo in gola. Per fortuna sono riuscito a scappare, riuscendo in qualche modo a non vomitare. Invece direi che c'è proprio morto. Oh, abbiamo pure liberato tutta l'aria, Goto. In teoria manca l'ultima sottostazione da fare, poi dobbiamo andarcene. Vai, di qui sembra sei. No, e da qua come cazzo faccio? Devo passare da un'altra parte. No, non c'è un'altra parte. Ah sì, c'è un'altra. Ah, è qua! Veloce! L'ultima, questa qui. Ora andiamocene. Che schifo. Ce ne possiamo andare. Vai. Veloce, madonna l'ansia. E adesso dobbiamo ritornare indietro. Fortunatamente non è proprio labirintico sto posto. Vai, proviamo a risparmiare colpi. Dovrebbe essere di qui l'uscita. Vai. Siamo fuori. Ce l'abbiamo fatta, raga. Ok, rimane solo l'interruttore principale. Ok. Io farei un bel salvataggiozzo. Appena possibile. Oh, abbiamo... Minchia. Ah, abbiamo attivato tutto. Bene, salviamo. Allora, alla fine ci restano queste piante qui che per adesso le depositiamo, quindi. A colpi possiamo prendere pure questi 4, che ce li abbiamo in più. Quindi adesso cos'è? Si torna indietro, dovremmo ritornare lì dove c'è il pompa. Carlos, qui Jill, ho ripristinato la corrente. Bel lavoro. Ora tocca al sistema di controllo dei treni. Dovrebbe essere negli uffici della metro. Sì, ho presente l'edificio. Ottimo. Un ultimo sforzo. Ben fatto, zucchero. Piantala. Ah, fa culo, non ci provare, Carlos. Cunde capide. Ok, quindi non ci resta che tornare indietro. Ma dai. Oddio. Ma che cazzo mi stai dicendo? Ma cos'è? Siamo fuori di testa? Porca puttana il ne... vabbè, ma sei OP. Oddio, ma che cazzo mi stai dicendo? Vai a cagare. Oddio. Ma no, ma è OP. Ma dai, quanta vita mi ha tolto? Mezza vita. No, dai, no, raga. Non si ci può credere a una roba del genere. Oddio. Raga, Carlos, quel mostro è ancora vivo. Mi stai inseguendo. Cosa? Presto, torna alla stazione. Vai a fare in culo, Carlos. Prima devo ripristinare il sistema. Vai a fare in culo anche tu, Jill. Cioè, ma siamo nella merda. Madonna, non abbiamo medicine. Abbiamo uno spray e un'altra miscela. Dobbiamo trovare le piante rosse. Ma tipo subito. No, aspetta. Aspetto a usarla. Aspettiamo un po' prima di usare la miscela. Un altro colpo possiamo subirlo. Allora, fammi pensare con calma. Noi dobbiamo andare qua. Quindi giriamo, scendiamo, edificio. Mamma mia, qua ci sono altri zombie. Guarda, questi non c'erano prima. E c'è il Nemesis. Oh, ma sei OP? Ma che cazzo di scatto fa?
Ma non ha... Ma raga, ma che stiamo dicendo, raga? Ma... Oddio, l'ho schivato. Ma sì, ma raga, ma non è normale. Oddio, le apre. Ma... Mori, mori. Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Oddio, raga, porca puttana, c'ho il cagarello. Sono nella sala di controllo. Adesso? Ma che cazzo? Impostare il percorso. Ok, dammi un minuto. Cazzo, l'ho imposto. Qual è la destinazione? Treno è fermo a Redstone Street. Dobbiamo raggiungere Fox Park Station. Allora, noi siamo a Redstone. Ehi, sono una superstar. Consideralo fatto. Come devo fare? Così? Enter. Percorso non valido. Vai a cagare. Quindi Redstone. Poi dobbiamo andare a Faust. Poi dobbiamo andare a l'altro. Dove cazzo è? Per poi passare per forza da Sun. No, dove cazzo è? Da Sun. E poi a Fox. In teoria è così? Ah, ok. Ho capito. Allora, Redstone linea 1, che va praticamente qua sotto. Andiamo a Faust. No, ma noi da Faust dobbiamo... Noi dobbiamo andare a Fox. Linea 2. Proseguiamo per di qui. E arriviamo a Madonna Ratto. Poi, arrivato qua, dobbiamo fare linea... Penso 2. No, è a Ra che sbaglio, perché non devo... Ok, qua sbaglio di nuovo. 2. Vediamo così. Come ha detto... Da Redstone Street a Fox Park. Sì, ho capito. Percorso valido. Carlos, sono okay, io. Ok, ce l'abbiamo fatta. Jill, sei fantastico. Grazie, Carlos. Dura a morire, direi. Torna alla stazione. Noi controlliamo che il treno sia pronto a partire. Porca puttana, no. Torna alla stazione, no. Però abbiamo attivato il treno, raga. Ce ne andiamo di qui. Dobbiamo fare l'ultimo sforzo. Abbiamo attivato la stazione. No, lo sapevo che... Ma che... Oddio, ma che cazzo mi stai dicendo? Oh, vaffanculo, quasi siete tutti indemoniati. Sì, però ho sparato 2 colpi pompa, mi sembra un po' eccessivo. Ora si spiega perché ti fanno trovare così tanti colpi. Non abbiamo medicina appresso, eh? Allora, con calma, per andare alla stazione dobbiamo ripassare da qua. Si stanno alzando tutti, cioè siamo nella merda. Oh, cazzo! È lui che li trasforma. Dai, ma raga, non è. Non ha senso sta roba. Cioè, raga, il Nemesis ha un movimento assurdo. Questo possiamo evitarlo, dai, sti cazzi. Dobbiamo passare qua dentro. Quindi il Nemesis trasforma gli zombie e li fa diventare piccoli bastardi succhiasangue. Allora, è qua la scena. Niente. Una vita di merda la mia. Sì. Vai. Madonna, zombie di merda da eliminare col pompa sono questi, ti giuro. Solo per il nervoso. Cos'è? 26 zombie. Madonna. Che culo. Vai a cagare. Andate a cagare tutti. Tutti dal primo all'ultimo. Fammi un salvataggio. Questa parte non la voglio più fare. Comunque, in tutto questo, tutto quello che potevamo fare in quest'area, penso di averla fatta. Non ci resta che andare avanti. Bel lavoro, Superstar. Sono colpito. Siamo pronti? Sì, quasi. Ma ci servono altri 30 o 40 minuti. Nicolai? Qual è il figlio di puttana di prima? Come procede? La città brulica di quelle creature. Non potremo farci strada a forza. Che ci fa lei qui? Ci aiuta a far ripartire il treno. Non abbiamo bisogno di pesi morti. Non ci è d'aiuto. Non sa quando premere il grilletto. Ti sparo da ucca. Farà ammazzare.
Devi scusarlo. Sono tutti un po' stressati. Dai, dai, fallo stressare. Spero che muore quello. È me che cosa? Lo porto via da qui. Aspetta. Ma che cazzo fai? Ma dai, Jill, sei proprio stronza. Vuoi la star? Vuoi la star? Fa culo. Però meno male che abbiamo preso lo spray medico. Ok, ok. E dove cazzo vado? Minchia, qua c'è roba. Dobbiamo solo vedere bene dov'è. Sì, c'ho tutto il tempo del mondo, guarda. Minchia, le munizioni. Potrebbe andare. Vai, 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 vai. L'ho ferito. Veloce! Dai, Jill! Porca puttana! Dai, cazzo! Dove stracazzo siamo? Apri la mappa. Abbiamo pure preso i colpi. Godo, godo. Anche qui ce la stiamo giocando. Nelle fogne siamo, di nuovo. Cazzo, è alla Resident Evil 2. Vai, 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 che questa è super blindata sta porta. Ok, non si torna più indietro. Carlos, mi ricevi? Carlos! Cazzo. Devi trovare una via di uscita. Torna in superficie. Con calma. Oh, pianta rossa, graditissima. Cos'è? La mappa? Mappa delle fogne. Perfetto cazzo, dai. Abbiamo dei proiettili. Cartucce per fucile. Direi che va tutto alla perfezione. Allora, posiamo lo spray. Combiniamo la pianta con quella verde e con quella rossa. E posiamo tutta la mistura, è incredibile. Queste li depositiamo. E noi ci salutiamo per questo episodio, signori. Nel prossimo episodio andremo avanti nelle fogne e vediamo quanto in culo la prendiamo. E la rima non è a caso. Alla prossima, per me.